Bollicine in rosa di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Siamo ancora in Vinitaly e in questa puntata parliamo della Fisar in rosa, ovvero della sensibilità femminile nel mondo del vino. Sono insieme a Lucella Rubin, coordinatrice della Fisar in rosa nazionale, che anche quest'anno è al Vinitaly. Perché? Siamo al Vinitaly proprio perché vogliamo dedicare un incontro tutto al femminile a quelle donne che operano nel mondo del vino. In particolare quest'anno abbiamo dedicato questo incontro a 6 produttrici vitivinicole d'Italia che presenteranno 6 spumanti, grandi spumanti italiani, metodo classico da vitigni autoctoni. E in questo modo vogliamo valorizzare l'impegno che le donne hanno nel mondo del vino. E sappiamo che la presenza femminile in questo settore è ormai una realtà consolidata e qualificata sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della comunicazione e del marketing. Sono insieme a Graziella Cescon, vicepresidente di Fisar Nazionale. Che cosa vuol dire far parte della Fisar ed essere una donna? È un grande piacere sicuramente da donna della Fisar, ormai da diversi anni che faccio parte del Consiglio Nazionale, tra l'altro anche con una carica abbastanza importante, vicepresidente, ma anche produttrice, per cui chi meglio di me può sapere e capire cosa vuol dire il mondo del vino. Noi tra l'altro in Consiglio Nazionale abbiamo anche promosso un progetto che è appunto il progetto Fisar in Rosa, e è proprio per valorizzare il mondo femminile all'interno della nostra associazione. Andiamo a conoscere 6 produttrici di spumanti con una degustazione guidata. Una donna come vive il mondo vitivinicolo? Lo vive come vive tutto il resto della sua vita, cioè combattendo contro degli ostacoli che a volte sono superiori a quelli che devono affrontare gli uomini, con una famiglia alle spalle, con una organizzazione da tenere sempre sotto controllo. Comunque devo dire che vive questo particolare lavoro con una passione assolutamente diversa. È un'opportunità che abbiamo, perché comunque è un mestiere che solitamente sembra che sia più maschile, in realtà così non lo è. E i prodotti che poi ne derivano forse lo dimostrano anche. Devo dire che una donna è molto entusiasmata di questo mondo, perché comunque dicono che abbiamo un palato sicuramente molto interessante, e quindi niente, io mi ci trovo molto bene, non saprei che cosa fare di diverso. Poi noi siamo nel mondo anche delle bollicine, che secondo me la bollicina avvicina ancora di più verso la donna. Quando si fa questo lavoro ovviamente tu ti trovi in giro, io nello specifico mi occupo di comunicare un prodotto, nello specifico campano e irpino, quindi delle bollicine anomale, atipiche, in giro per l'Italia. E la bollicina già di suo è un trait d'union, no? Un po' tra tutti quanti, abbassa un po' le difese ed è trasversale. E una donna lo fa esattamente come un uomo. Beh, sicuramente è un mondo quasi che abbiamo scoperto da pochissimo, ma che abbiamo già sentito appartenerci. È un mondo straordinario, entusiasmante e dalle mille sfaccettature, per cui è già insito nel nostro modo di essere femminile, per cui il vino è già donna. Per
per quel che mi riguarda ci metto impegno e soprattutto passione, perché comunque è un lavoro che ho, diciamo, un lavoro, chiamiamolo, ho intrapreso sin da bambina, seguendo mio padre nelle vigne quando lui sceglieva, andava a scegliere ai tempi l'uva dai contadini, e a me piaceva seguirlo e stargli appresso. Il progetto Fiser in Rosa prevede la valorizzazione della figura della donna sommelier Fiser, e noi abbiamo moltissime richieste di corsi di formazione da parte delle donne, e quindi vogliamo dare visibilità a questa professione. Sono insieme a Karen Casagrande, sommelier dell'anno 2010 e ambasciatrice Fiser. Oggi hai assaggiato alcuni dei migliori spumanti italiani. Ecco, un tuo parere. Sicuramente quello che ci ha sorpreso è il coraggio con cui queste produttrici hanno affrontato il metodo classico, volendo valorizzare delle uve che non ci aspetteremo assolutamente, e di conseguenza anche il viaggio organolettico è stato dei più impensabili. Dalla profondità del mare siamo passati ai pendii delle montagne, non solo in Val d'Aosta ma anche in Sicilia, con dei vini che hanno saputo raccontare in maniera assolutamente esaustiva ed elegante il territorio. Ecco perché effettivamente questo tipo di interpretazione ci ha sorpreso, ma forse la strada giusta sia per un'imprenditrice donna, comunque anche per il vino italiano, riuscire a voler valorizzare quelli che è un nostro patrimonio di indiscussa qualità, quello che non ci aspetteremo. Sono insieme alle quattro sommelier Fiser che tra poco faranno il servizio alla degustazione. Una domanda per tutte: che cosa significa essere sommelier Fiser? Beh, sicuramente passione e amore per il mondo del vino. Totale professionalità. Arricchimento culturale, enogastronomico. Il piacere di portare l'eccellenza dei vini sulle tavole.